Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Bene, oggi vi voglio far vedere gli acquisti che ho fatto in Grecia, a Karpathos, dove appunto sono stata una settimana in vacanza con mio marito. Se non avete visto il vlog, ve lo lascio ovviamente nelle schede, così potete andare a vedere insomma come è andata la nostra vacanza, com'era l'isola e quanto siamo stati bene soprattutto. Oggi continuo quindi sulla scia delle vacanze, cercando di prolungare il benessere che mi hanno lasciato il più a lungo possibile, e vi parlo degli acquisti che ho fatto. Ma in realtà ho notato che le cose che ho acquistato sono stati tutti acquisti, diciamo, ecosolidali, nel senso che non ho preso niente né che contenesse plastica e che quindi per l'appunto fosse inquinante per l'ambiente, e allo stesso tempo ho preso tutte cose fatte a mano, quindi realizzate a mano direttamente in Grecia. Quindi mi è sembrato carino condividere questo insieme di acquisti e farvi vedere tutte le cose così carine, ecco, che mi sono portata a casa, che hanno anche questo valore aggiunto. Questo video quindi fa parte di una nuova playlist che ho creato qui su YouTube, nel mio canale, che sempre vi lascio nelle schede, dove appunto farò sempre dei video dedicati all'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente, ad acquisti ecosolidali, a consigli per essere più rispettosi dell'ambiente, delle persone che ci circondano e così via, perché so che è un argomento che vi ha interessati molto nel primo video che ho fatto su questo tema e che comunque trovate nella playlist. E niente, adesso cominciamo. Il primo acquisto che vi mostro è in realtà un regalo, ma ve lo posso far vedere perché tanto questo video lo vedrete dopo che l'avrò già consegnato, ed è il regalo che ho fatto alle mie sorelle nei negozietti di Karpathos, della cittadina principale, diciamo. C'erano tantissimi prodotti di produttori locali, per l'appunto di persone che realizzavano a mano le proprie creazioni, che riguardavano molto spesso proprio la cura del corpo. Quindi ho preso, scusate la confusione ma sto tirando fuori da un sacchettino, e sono questi due barattolini di vetro che contengono insomma delle cose, anche queste realizzate a mano. Allora, prima di tutto sono in vetro, quindi sono riutilizzabili all'infinito. Una volta che hanno usato i prodotti che ci sono all'interno, si può usare il barattolo per qualsiasi cosa praticamente, quindi non sono di plastica. Sopra poi ci sono due etichette diverse, perché appunto tanto le davo alle mie sorelle, quindi ho scelto due cose diverse. Una è recita A Jar Full of Summer Dew, che sarebbe un barattolo pieno di rugiada estiva, e l'altro invece è A Jar Full of Santorini, quindi un barattolo pieno di Santorini, che è un'altra isola greca, quindi evidentemente insomma sono odori che dovrebbero rimandare a quell'isola. Che cosa contengono i barattoli? Contengono entrambi due saponette fatte a mano. Non so in realtà gli odori, perché non c'è nel cartellino, non c'è in realtà scritto nulla se non chi l'ha prodotto, quindi questa marca in questo caso. E niente, appunto ci sono due saponette ognuno, vedo che hanno colori diversi, quindi sicuramente hanno dei profumi e sono fatti insomma anche in maniera diversa. E poi ci sono due spugne, quelle classiche, le spugne di mare, insomma, nella loro versione più piccolina per entrare nel barattolo. Entrambi i barattoli inoltre hanno dei fiori secchi, c'è anche la lavanda, quella è l'unica che riesco a riconoscere, gli altri insomma non li riconosco. Comunque sono fiori secchi che profumano. Sicuramente l'odore sarà squisito, però io ovviamente, essendo un regalo, non li ho aperti, e niente, questo è il primo acquisto che ho fatto. Passiamo adesso alle cose che ho comprato invece per me. Il primo che vi faccio vedere è questa piccola ciotola, eccola qua, bellissima secondo me. Anche questa appunto è una ciotolina, non so di cosa sia, di ceramica presumo, insomma, e noi l'abbiamo presa per casa nostra perché è verde, io ho la cucina verde, non so se ricordate dalle stories insomma su Instagram, a volte si vede. E l'abbiamo presa insomma per tenerla magari su un mobile, insomma lì all'entrata, all'ingresso, e per tenerci magari le chiavi o le monete, a volte qualcosa che lasciamo sparso sopra agli scaffali, invece questo appunto li può contenere e tenere la casa un po' più in ordine. Questo ha dei disegni in rilievo, e questa piccola ciotolina è realizzata a mano. Esistevano di tantissime dimensioni, chiaramente andavano dalla ciotola grande sempre più piccola fino ad arrivare a questa, e quindi potevano essere usate per l'appunto anche per la cucina, come proprio ciotole magari per, non so, per l'insalata,
lavata per fare, per condire la pasta, cioè sono meravigliose, tanto che dispiace metterci dentro qualcosa, però appunto possono essere usate tranquillamente. C'erano anche dei sottopentola, per esempio, fatti in questa maniera, così. E appunto quando le ho comprati ho chiesto al titolare del negozio se fossero fatti a mano. Ho notato soltanto adesso che c'è scritto anche sotto handmade. Sono fatti a mano nell'isola di Rodi, quindi in un'altra isola greca, che poi vengono distribuiti insomma tra le varie isole e nei vari negozi. E quindi niente, questo ovviamente, appunto, come ho detto, non è soltanto fatto a mano ma realizzato direttamente in Grecia. Proseguiamo con un paio di prodotti per la cura del corpo che appena li ho visti si è sciolto il cuore. Il primo è questo, una saponetta, quindi venduta così, senza plastica, senza confezione, fatta a mano, e questa, insomma, c'erano di tanti tipi, e questa è all'aloe vera. In realtà c'erano anche la lavanda, a tea tree, calendula. Noi abbiamo scelto l'aloe vera un po' perché l'odore è buonissimo, soprattutto perché appunto avendo passato una settimana al mare ci siamo abbronzati e abbiamo preso tanto tanto sole. L'aloe vera fa benissimo alla pelle, in particolare se leggermente bruciata anche, insomma, comunque anche se l'abbiamo abbronzata per i raggi del sole, insomma, hanno degli effetti anche sulla pelle, quindi questo tende a rinfrescare, a dare sollievo. Non so se l'avete sentito, ma sta per scoppiare un temporale, c'è stato un tuono spaventoso. Comunque questo appunto l'ho comprata così, ecco, era proprio in una ciotola, erano tutti dei tocchetti in questa maniera, e ho selezionato questo e me lo sono portato a casa. Altro prodotto acquistato in Grecia, sempre per la cura del corpo, è questo qui. Voi direte, che cos'è? È un burro cacao. Un burro cacao, eccolo qua, così. Purtroppo non vi so dire che gusto è, credo che sia fatto anche con l'olio d'oliva, perché loro chiaramente lo usano per tantissimi prodotti, ma non sono sicura perché è tutto scritto in greco. Comunque è completamente naturale, realizzato a mano, ma soprattutto il contenitore è di carta. Non so se lo riuscite a vedere, ma è carta, quindi non c'è plastica ed è appunto completamente riciclabile. L'ho comprato perché io uso tantissimo il burro cacao, lo uso praticamente tutto l'inverno, me lo metto la mattina, la sera, e ho le labbra che tendono a seccarsi con una frequenza incredibile, e addirittura mi sarebbe servito anche in Grecia, proprio perché il sale, il sole, insomma, mi seccavano le labbra, ma non l'ho usato perché lo volevo mostrare prima nel video da nuovo. Vabbè ragazzi, prendetemi così come sono. Comunque 100% naturale, 100% riciclabile, meraviglioso. E poi la commessa mi ha anche detto che è veramente molto efficace, comunque lo proverò. Infine, ultima cosa che ho comprato sempre per me, per l'appunto, in Grecia, sono stati questi sandalini. Questi sono dei sandali di pelle realizzati a mano dai conciatori, insomma, della Grecia. Quindi l'ho comprato direttamente da chi l'ha fatti. Sono dei sandali appunto con proprio lo stile greco, ecco, secondo me. Quindi con queste fascettine e poi questi fili che si legano intorno alla caviglia. L'ho comprati per l'appunto direttamente dall'uomo che li ha fatti, tanto che mi sono provata i due numeri, il 36 e il 37, perché io ho un piede minuscolo, e appunto è stato lui a consigliarmi il numero più piccolo, il 36, dicendomi proprio: le faccio io, vai tranquilla che so qual è il numero perfetto. Ha detto che la pelle leggermente con il tempo tende a scurire, e che comunque sono, ecco, estremamente resistenti e buone, insomma. L'ho presa volentieri perché ho pochissimi sandali, perché ho dei problemi con i miei piedi che non mi piacciono per niente, e quindi ho sempre bisogno di sandali che, cioè, mi ci devo vedere bene, quindi non tutti mi soddisfano. E quest'anno appunto praticamente ho fatto l'estate con un paio di ballerini e un paio di sandali, e il resto portavo le superga, per capirsi, e quindi mi ha fatto piacere, ecco, trovare questi. So che adesso l'estate ormai sta finendo, ma non importa, perché comunque me li ritroverò il prossimo anno, e poi hanno un colore che obiettivamente, insomma, sta bene praticamente su tutto, e sono veramente carini, veramente tanto, sono contenta di averli comprati. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, e insomma è breve, però mi ha fatto piacere mostrarvi queste cose e farvi vedere che anzi, dove si va, ecco, ovunque si vada c'è la possibilità di acquistare prodotti realizzati direttamente nel paese nel quale siamo, e hanno
hanno sicuramente una bellezza maggiore e un valore maggiore, non soltanto un valore magari per noi, ma proprio un valore aggiunto legato per l'appunto alla loro autenticità e al fatto che nessuno è stato sfruttato per la loro realizzazione. E poi, come ho detto, praticamente tutti sono prodotti unici, cioè è impossibile trovare due prodotti identici. E quindi so che quando vedrò queste cose mi ricorderò sempre di questa bellissima vacanza che ho fatto. Niente, voi ragazzi, fatemi sapere se anche a voi capita quando siete in giro di cercare cose proprio caratteristiche del luogo dove vi trovate. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!